Sì, a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo video di Bioshock Infinite. Stavolta non mi dilungherò troppo, entriamo direttamente nel cuore della rivoluzione. Elizabeth, mi dai un aiuto? Pensaci tu, Elizabeth, sbloccaci la porta per uscire da questo inferno. Ok, ci siamo. Il palazzo dell'orologio. Booker! Che succede? Che diavolo? Oh merda. Fitzroy. Uccidete gli impostori e poi bruciate i corpi. Gli impostori? Non hai capito niente. Incendiario, Booker. Incendiario, eh? Ok, va bene. L'incendiario lo posso gestire. Oh, caspita. Via. All'attacco ragazzi, diretti. Figata il fatto che il potere si passi anche. Guardate, ritacca intanto. Vabbè, non si è capito granché perché c'era già un po' di bordello, però. Ok, anche l'incendiario è esploso. Perfetto. Tra l'altro ho notato che gli incendiari lasciano spesso dei grimaldelli. Guardate risacca, eh. Vedete, li spinge via. Non lo so usare molto bene, mi sembra. Vabbè, c'è modo di imparare. Op! Sali! Grande. Oh! Io e Booker ce la intendiamo, eh. Ok, per ora li riesco solo a spingere. Però in realtà li posso anche... Ok, vedete? Afferrare nel frattempo mentre spara gli altri. Li tengo lì e poi li butto via. Ok, ok, ecco come si usava. Benissimo. Benissimo ragazzi. Combattiamo la guerra. Ecco il First Lady, guardate com'è vicino. Ci siamo. Anche se la Fitzroy ha ucciso Jeremiah Fink, noi riusciremo ad andarcene da qua in un modo o nell'altro. Che succede? Naturalmente uccidere. Tra uccidere e essere uccisi. Boom. Oddio. Oh 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 oh. Sento un rumore di Handyman che non mi piace per niente. Ok. Possiamo creare anche la spirale Tesla. Adesso vi faccio vedere anche come la utilizzeremo. Vai! Sovraccaricati. Ah no, forse è già caricata di più. Ecco l'Handyman, madonna. Ci lancia i corpi. Perfetto. Spariamo al cuore. Maledizione. Sali, perfetti. Va più che bene. Non riusciamo a immobilizzarlo. Ha distrutto lo scudo. Che plasmide si può usare? Dunque, faccia del diavolo. Merda, mancato. Ok, stavolta presa in pieno. Grazie, ottimo. Cara. No. Attenzione. Ok, è andato, è andato. Wow. Non hai via di uscita. Ok. È andata bene. Ok, c'ho anche lasciato dell'equipaggiamento. Munizioni fortunate. Quando spari, i caricatori vuoti hanno il 40% di probabilità di riempirsi senza ricaricare. Dai, usiamolo. Avvicinatevi! Questo è buono. Permette di sparare a raffica. Addirittura qua c'è un telescopio. Via, entrate là dentro. Inseguitelo! Stategli dietro! Inseguite il maiale! Inseguite il maiale. Non più tempo! Starate quel maiale! Andiamo a far fuori gli ultimi ribelli.
al volo. Tempismo perfetto. Grazie. Ah, la Gatling. Ok. Dove siete, porci maledetti? Dove vi nascondete? Sorci. Assediatelo. Io vorrei assediare. Non hai via di uscita. Ma dove diavolo sono? Placcatelo, allora venite a placcarmi. Ah, ok, siete lassù. Bastava dirlo. Che ne pensate di questo? Assassino volante. Ciao, bello. Dovrebbero essere finiti? Ok. Ok. Dovrebbero essere andati. Ora. Usiamo anche questo telescopio, ma semplicemente per il trofeo turista in città, anche perché non sarebbe il momento. Ok. Va bene. Andiamo a vedere che è successo. No, no, ha preso il figlio di Fink. Farà del male a quel bambino. Buki, dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo agire. Dobbiamo entrare là dentro. Forza, Booker, dobbiamo fare qualcosa. Spingimi su. Va bene. Vai alla finestra e distrai Daisy. Vai! Fitzroy. È questo? Il tuo movimento è questo, Daisy? Questo è quello che va fatto. Vedi, i fondatori sono come le erbacce. Se li tagli e basta, ricrescono. Se vuoi liberarti delle erbacce, devi estirparle con tutte le radici. È l'unico modo per essere sicuri. È andata. Elizabeth. È una caratteristica di famiglia. Elizabeth. Piano, piano, ehi, ehi, piano. Cavolo. Ok. In una sola puntata è stata fatta giustizia sia per quel che riguarda Jeremiah Fink sia per quel che riguarda la Fitzroy. Due dittatori a modo loro, entrambi morti. Ok, prendiamo anche questa infusione. Allora, però, prima di rincorrere Elizabeth, giusto per completismo. Ok, è finita. La rivolta in un modo o nell'altro è finita. Senza vinti né vincitori. Ci siamo. Ecco il First Lady. Saliamo a bordo. Con amarezza. Elizabeth. Elizabeth. Che fai là dentro? Guarda, credo che dovresti parlarmi. Io credo che non abbia la benché minima intenzione, perciò... Andiamocene.
una volta per tutte da questo inferno. Ho guadagnato il trofeo eroe della classe operaio. New York. Elizabeth. È tutto ciò che avevano. Ascolta. Come hai fatto? Come ho fatto cosa? A dimenticare. Come fai a cancellare le cose che hai fatto? Non puoi. Impari solo a conviverci. Ecco il momento della verità tra noi. New York o Parigi? Questo suono. No. Merda. Forza, dobbiamo fare andare più veloce questo affare. Il Songbird. Yeah. Deve esserci una specie di manetta, di acceleratore. Hai idea o di che aspetto abbia? Non lo so. Ma aiutami a trovarlo. Merda. Elizabeth! Qualcosa! Il secondo schianto. Elizabeth e Songbird hanno una specie di legame. Se potessi ucciderlo, lei me lo lascerebbe fare. Il dannato Songbird si mette in mezzo. In realtà fa solo il suo lavoro. Probabilmente è stato programmato per questo. Così non va. Certo che sì. No, va. Non va. Riprova. Aspetta. Ecco qua. Booker, dobbiamo fermarli. Di nuovo quei due. Presto. No, lo è di sicuro. No, non lo è. Lo è. Se suonano tutta la canzone tornerà. Sì. Riprova. Ecco. No, prova tu. Bene. Stanno provando a richiamare il Songbird, ma sono pazzi. Basta. Completi. No, non ci siamo. Bene, fermatevi, ecco, non sapete qua. Quello che fate. Ah, eccola là. L'avete fatta grossa. Sta tornando, lui sta tornando. Le note erano corrette. Lo strumento non lo era. Servono entrambi per avere la sua attenzione. Ma se sai come cantare per lui... Lui vi porterà dove dovete andare. Eh? Chi siete? Siamo dove serviamo. E serviamo dove siamo. Così Comstock usa queste canzoni. Ce ne sono altre che possiamo usare per tenere lontano Songbird. Dovresti chiederlo al maestro stesso. E dov'è? Ma certo. Almeno hanno lasciato il pianoforte. Ok, ragazzi. Beh, a quanto pare dovremo restare a Columbia un altro po'. Intanto guardate Elizabeth, che patatona che è, col capello corto. Quanti cosplay ho visto, ragazzi, di Elizabeth nel periodo in cui era uscito Bioshock Infinite. Era veramente partita la moda, tutti si vestivano da Elizabeth alle fiere. Cioè, io non ci sono mai stato a nessuna fiera in particolare, però era veramente il cosplay più abusato, un po' tipo Harley Quinn adesso che è uscito Suicide Squad. Ma vabbè, non siamo qui per questo. Allora, avete capito che è successo? Songbird non ci lascerà mai fuggire da Columbia, in quanto è legato a Elizabeth grazie a una canzone magica, un suono magico che lo richiama. Chi sono quei due? Poi perché sanno così tante cose? Quella è casa di Comstock. Se vogliamo trovarlo, dovremo cominciare da là. Vai a casa di Comstock. A casa del nemico. Dove vanno queste persone? Ovunque non ci siano i Vox Pop. A quanto pare, nonostante la Fitzroy sia morta, la ribellione non è ancora finita. Questi qua stanno tutti evacuando via dai... via, insomma, da dove si trovano i Vox Populi. Quindi possiamo dire che la situazione si è completamente ribaltata a Columbia. Ora gli emigrati sono le persone, gli abitanti puritani di Columbia. Mamma mia, che disastro che abbiamo combinato. Che scempio. Davvero un delirio.
Questo è un nuovo quartiere della città. Ok. Quindi i nostri avversari adesso sono i Vox Populi, il nemico. Ho trovato un po' di soldi. Booker, grande. Qui. Ottimo. Io anche. Aia, ci fa creare un riparo. Ah, eccoli lì, Vox. Che armi ho. Bene, creiamo la zanzara. Andiamoci dentro. Cavolo. Quest'arma è un po'. Prendi. Ce l'ho. Ok. Usiamo risacca. Merda! Merda! Sto morendo! Sono morto. Sono morto, ragazzi. Prima morte del gioco. Vabbè. Ok. Avete visto cosa succede quando si muore? Avete visto cosa succede quando ci resuscita Elizabeth? Cavolo. Ah, speravo di fare tutto il gameplay filato senza morire. Sono morto anche in un modo abbastanza stupido, eh. Però vabbè, dai. Ci sta, ci sta. Fallo. Fatto. Tutto sommato. Ok. Sono feroci, eh, i Vox Populi. E anche molto più resistenti dei normali poliziotti. Copritemi. Ok, vediamo un po'. Corvo. Adesso ci manca che muoia una seconda volta. Ah sì, sono molto più resistenti. Mamma mia. Ok. Caspita. Cosa posso usare? Cavallo pazzo. Ok, munizioni che spuntano dai cespugli, grazie Elizabeth comunque. Finita? Mamma mia. Ah sì. Piuttosto estenuante, eh. Fail. Mamma mia, anche un sacco di civili sono morti. I Vox Populi hanno fatto una vera e propria strage. Ok ragazzi, io comunque direi che anche per questo video possa essere tutto. Entriamo giusto nella nuova area e poi ci salutiamo. Pensi di poterla aprire? Davvero? Quella vecchia serratura. Cosa ha quella canzone che fa sempre arrivare sopra? L'ha sempre fatto. Quando ero più giovane ero contenta. Quando la sentivo. Contenta? Era tutto ciò che avevo. Mi nutriva. Mi portava libri. Era mio amico. Amico? Finché non sono cresciuta. Poi lo odiavo. Perché era il mio guardiano. Non è che una creatura di Comstock, no?
come me. Tutta tua. Chiamasi sindrome di Stoccolma? Cavolo. Ah sì. Guarda. La Fitzroy non è migliore di Comstock. Mi sbaglio. Quando la gente si arrabbia, non è facile calmarla di nuovo. È tutta colpa nostra, non è vero? Affatto. Non è affatto migliore, ha fatto gli scalpi. Direte al profeta quando ci vedrete arrivare. E qua ci sono i nomi dei nemici dei Vox Populi. Probabilmente le braccia destra e sinistra di Comstock, i suoi alleati. Ecco, Fink. Lo scalpo più fresco, immagino. Va bene, ragazzi. E direi che ci salutiamo qui. E nel prossimo video cercheremo di andare avanti, di provare... Oh, aiuto risacca. Aumenta il numero di nemici che puoi afferrare. Va bene. Lo prendiamo. Venduto. Cercheremo di districarci nella rivoluzione e di raggiungere la casa di Comstock, così da ottenere la canzone che ci permetterà di liberarci di Songbird e forse, dico forse, ragazzi, andarcene una volta per tutti. There she is.